infatti usarla regolarmente, mentre le altre amministrazioni sembrerebbero preferire ancora i canali di comunicazione ordinari. Questo comporta come conseguenza che solo la metà dei professionisti se ne sono dotati e ancor meno la usano. Io le chiedo appunto, di fronte a questo, che è un ritardo enorme e che tra l'altro presenta ritardi ancora maggiori se lo esaminiamo dal punto di vista territoriale, quali iniziative di sua competenza la pubblica amministrazione intende adottare al fine di agevolare questo importante canale di comunicazione, soprattutto Grazie. Nei rapporti tra pubblica amministrazione e operatori economici, anche al fine di modernizzare la pubblica amministrazione. La ringrazio. La Ministra per la Semplificazione della Pubblica Amministrazione, onorevole Marianna Madia, ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente, ringrazio l'onorevole interrogante perché la posta certificata è indubbiamente uno strumento importantissimo e i problemi del suo utilizzo dipendono anche, come pure è stato segnalato dall'onorevole interrogante, dai difetti della legislazione, in particolare io credo dall'assenza di sanzioni efficaci per chi non la utilizza. Credo peraltro che si debba essere consapevoli delle nuove potenzialità delle tecnologie. Il governo sta puntando in particolare sulla diffusione del sistema pubblico di identità digitale, SPID. È un sistema che, assegnando un codice identificativo unico al cittadino, consentirà al regime di accedere a tutti i servizi dell'amministrazione e di essere identificati con certezza nelle comunicazioni via internet. Come si vede, quindi, la tecnologia si evolve rapidamente e le norme e le prassi amministrative, io credo che questo sia un punto importante, devono tenere il passo con le tecnologie. È per questa ragione che l'articolo 1 del disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione, che sta per approdare in questa Camera, prevede tra l'altro la delegificazione di alcuni contenuti del codice dell'amministrazione digitale, in modo da poter adeguare per tempo e più rapidamente all'evoluzione tecnologica, e l'attribuzione a ciascuna amministrazione, impresa o professionista di un domicilio digitale non necessariamente coincidente con la PEC. Io credo che in sede di esercizio di questa delega si potrà affrontare anche il problema delle sanzioni per la violazione delle previsioni relative all'uso degli strumenti tecnologici, e credo che questo intervento legislativo consentirà quindi sicuramente di valorizzare la PEC, sicuramente di correggere i difetti della disciplina, ma anche di utilizzare pienamente gli ulteriori strumenti offerti dalla tecnologia e quindi finalmente di abbattere le barriere che ancora separano la digitalizzazione nella pubblica amministrazione dalle migliori pratiche che invece possiamo ogni giorno vedere nel privato. Grazie. La ringrazio. Onorevole Gigli, ha 2 minuti per replicare. Prego. Ringrazio signora Ministro per la risposta, che mi lascia soddisfatto anche come prospettiva, diciamo, che la pubblica amministrazione intende perseguire. Nello specifico, ecco, però mi chiedo se non sarebbe possibile, nell'attesa che appunto queste previsioni che riguardano alcune deleghe vengano ad attuarsi, sia possibile incrementare l'uso da parte della pubblica amministrazione della posta certificata nella corrispondenza con imprese e con professionisti, perché credo che questa sarebbe la chiave di volta maggiore per incoraggiare i professionisti stessi ad utilizzarla. Il resto è sviluppo e va tutto bene, ma su questo forse uno sforzo in più per incrementarne l'uso dovremmo farlo, anche perché purtroppo il discorso è sempre il solito: noi facciamo delle meravigliose leggi, delle meravigliose cornici, dopodiché se però l'uso non viene implementato e come dire, anche perseguito eventualmente laddove non fosse corrispondente alla legge il sottouso che viene fatto da parte di alcuni, alla fine certamente creiamo dei bei modelli che non vengono poi